La mia domanda, e la domanda che mi stavo ponendo è: perché una persona in Italia, sempre di più, sono affascinate, sono interessate al mondo delle aste giudiziarie? La prima risposta che mi è venuta è: beh, è perché grazie alle aste giudiziarie tu puoi ottenere una leva finanziaria molto più alta e quindi a livello temporale molto più veloce rispetto ai canali tradizionali, rispetto al dover ad esempio instaurare dei rapporti per delle trattative, instaurare dei rapporti bancari per avere un prestito e tutte le procedure, i tempi, tutte le difficoltà del mercato, tutte quegli aspetti che non sono visibili ma sono talmente ingarbugliate, talmente difficili certe volte che richiedono tempo, competenze, quindi devi ricercare, servono competenze di saper andarli a individuare, beni che siano mobiliari o immobiliari, insomma, servono una serie di caratteristiche che le aste giudiziarie vanno a colmare tutta una volta, quindi in maniera molto rapida, veloce, uno perché con le aste giudiziarie avete il vantaggio che con poco denaro potete utilizzare poco denaro per avere una leva molto più alta nell'acquisto. Poi nella rivendita, se siete bravi a fare un buon acquisto e a rivendere al meglio il bene, farete sicuramente un ottimo affare. E quello che è successo a me qualche anno fa in una giornata di estate, e dal quale poi è partito tutto e lo potete fare anche voi. Quindi, nelle settimane scorse mi è stato detto, parlando, mi piacerebbe tanto, ma non ho la liquidità, purtroppo. E la mia domanda è stata: ma hai letto il mio libro? Hai letto Aste giudiziarie per chi parte da zero? Perché se non hai letto Aste giudiziarie per chi parte da zero, si capisce che avrai sempre questo problema, il problema della mentalità limitata, cioè quello di non capire che con poco puoi iniziare a fare passi da gigante, o perlomeno passi più lunghi di quello che po avresti potuto fare nel mercato tradizionale. Questo libro ti permette di avere una psicologia sulle aste e nelle aste per capire anche il dietro le quinte in maniera molto differente. E oltre a questo, che è un aspetto primario secondo me, ti permette ovviamente anche con dei passaggi specifici di capire come muoverti già da subito in questo settore. Siamo in estate, quindi il modo migliore per poter iniziare a leggere, per poter iniziare a settare la propria mente per raggiungere la libertà economica che probabilmente stai cercando, questo è il modo migliore. E con questo vi auguro buona mattinata. Ciao ragazzi!